Benvenuti al TG Med LIS a cura della redazione di TRM. Si è presentato nel carcere Pagliarelli a Palermo l'ex deputato regionale e nazionale ed ex direttore generale della Fondazione Federico II Alberto Acerno, dopo che la Cassazione ha confermato la condanna per peculato a 6 anni e 6 mesi. Confermata anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua da pubblici uffici e del risarcimento di 102.000 euro alla Fondazione e 42.000 all'ARS. La Procura accusa l'allora parlamentare regionale di essersi indebitamente appropriato di denaro della Fondazione, utilizzando le carte di credito istituzionali e prelevando somme dalla cassa della Federico II. Inoltre, per gli inquirenti, Acerno avrebbe intascato parte dei fondi assegnati al gruppo misto da lui presieduto, in tutto 150.000 euro. Andiamo a Trapani. La DIA ha sequestrato beni per oltre 20 milioni di euro all'imprenditore Andrea Moceri di Campobello di Mazara, indiziato di avere forti legami con alcune famiglie della criminalità organizzata del Trapanese. Il provvedimento di sequestro ha riguardato appezzamenti di terreno, unità immobiliari, ben 6 complessi aziendali, quote di partecipazioni in società di capitali, depositi bancari e polizze assicurative. Moceri, pur non avendo finora riportato accuse per associazione mafiosa, afferma la DIA, adesso indiziato, dato l'emergere di stretti legami di natura economica e finanziaria con gli ambienti della criminalità organizzata del Trapanese. Il dipendente di una casa di riposo della provincia di Catania è finito ai domiciliari con l'accusa di aver rubato in 4 anni circa 140.000 euro agli anziani ospiti della struttura. Il 52enne, insieme ad altri 2 dipendenti, anche loro indagati, era riuscito a farsi inserire come cointestatario in numerosi libretti, principalmente di anziani senza familiari. In alcuni casi il dipendente della casa di riposo avrebbe continuato a prelevare denaro anche dopo la morte di alcuni pazienti. Si allarga l'occupazione degli studenti a Palermo e provincia. Dopo la protesta al liceo scientifico Cannizzaro di ieri mattina, oggi è la volta dell'Istituto Tecnico Vittorio Emanuele III e dell'Istituto Tecnico Nautico Statale Gioeni Trabia. Da una nota degli studenti si legge che entrambe le scuole hanno dichiarato lo stato di assemblea permanente. Si stanno organizzando per far partire già dalla prossima settimana uno stato di agitazione che si concretizzerà in occupazioni o autogestioni. È previsto per domani mattina a Trapani l'arrivo di 310 migranti soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia. Una nave spagnola aveva recuperato un cadavere e salvato 111 persone, mentre altre 99 erano state raggiunte da una nave irlandese e dalla Dignity One di Medici Senza Frontiere. Tutti i migranti sono a bordo di quest'ultima, che ne accoglieva già 100 e che sta facendo rotta verso Trapani. Può iniziare l'iter all'ARS del DDL di iniziativa popolare contro la povertà. La commissione regionale sui referendum ha infatti convalidato le oltre 15.000 firme raccolte dall'associazione del comitato No Povertà. Il testo prevede di agganciare alla sottoscrizione di un progetto di inclusione sociale l'integrazione, che sarà commisurata alla differenza tra il reddito disponibile, per intenderci l'ISEE delle famiglie, e la soglia di povertà assoluta calcolata dall'Istat. Con questa notizia concludiamo la nostra edizione, noi ci rivediamo domani alla stessa ora, sempre qui su TRM 13, vi lasciamo alla nostra programmazione. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima.